Avete messo nella conferenza stampa quando uno parla alla fila dei microfoni davanti, qua incomincia a comparire la fila del registratore. Devo stare attento a tutto quello che dirò può essere usato contro di me. Tanto può essere usato in ogni caso, quindi non temi quello che dico. Come vedete abbiamo un proiettore di fortuna, ma è bello grande, ma fatto fare a una lampada un po' esaurita. Beh, volendo avevo anche il mio proiettore di backup. Dentro c'è un proiettore, un pitch proiettore, ma per un'aula così grande non è sufficiente, va anche a batteria ed è un giochino molto divertente. Stamattina per una riunione l'ho usato. La tecnofilia è una malattia grave che provoca gravi costi. Ok. Allora, cosa vi domanderò adesso? Avete domande? Allora, una domanda mi è venuta da un vostro collega alla fine della lezione scorsa ed è stato, dov'è? C'è il ragazzo del BSD contro, eccolo, come cambia tra Linux e BSD? Se, chi oggi ha guardato il newsgroup di SO? Nessuno? Ha visto il mio messaggio nel quale faccio riferimento a un... me l'hanno dato al FOSDEM dell'anno scorso, adesso tiro fuori tutto, poi c'è anche il materiale. Mi avevano dato un bellissimo volantino che ovviamente non avrò come solito in mezzo alle mie cose, ma pensavo di avere. Anche questo vi devo raccontare, un bellissimo volantino che parla delle differenze, se no lo prendiamo lì, fra BSD eccolo qua. Voi troverete questo volantino qua in PDF. BSD contro Linux versus, che parla delle differenze. Me l'hanno dato un FOSDEM, qualcuno di voi sa che cos'è il FOSDEM? Tutti gli anni, all'inizio di febbraio, 5-6 febbraio quest'anno, cioè 2011, a Bruxelles c'è una conferenza organizzata praticamente dagli studenti di Bruxelles, della Libera Università di Bruxelles, degli sviluppatori europei di software libero. L'anno scorso non sono riuscito ad andare, l'anno prima eravamo in 3500, quindi non è un... ed è aperta a tutti, libera. Se capitate da Bruxelles, secondo me fa bene, perché mi fa bene perché trovate tanti studenti di informatica di tutta Europa come voi che sviluppano software libero e si divertono a raccontare le ultime novità, le ultime cose che hanno fatto. In particolare c'è il gruppo dei sostenitori di BSD che dà in giro questo volantino. Il sorgente PDF, vi ripeto, lo trovate sul YouTube. Allora, intanto vi dicevo, sono entrambi Unix, quindi soddisfano entrambi a vari livelli, ma praticamente in maniera completa, gli standard POSIX. Vi ricordate POSIX? Una differenza fondamentale, vi dico quello che penso, perché casomai vi completo con quello che ho detto, è la licenza. Hanno due licenze completamente diverse. Voi, vi ho già detto, quando è che un software si dice libero, quando ha le quattro libertà che ha detto Stallman: libertà di uso, libertà di studiare il funzionamento, libertà
di distribuire libertà di uso, di studiare, di copia e di modificare e ridistribuire le quattro libertà. Fra ci sono tante licenze, alcune sono e sono diverse. Per esempio, una licenza molto famosa si chiama GPL. Avete mai sentito parlare di GPL? Mi raccomando, è General Public License. Perché molti erroneamente dicono GNU Public License. No, GNU sta prima, General Public License. È fra le licenze libere, e qui molti rimangono sorpresi, una delle meno libere. Perché? Perché è una licenza che non dà le quattro libertà, ma dà anche degli obblighi. In particolare l'obbligo della GPL è quello della proprietà transitiva. I detrattori del software libero la chiamano proprietà virale. Vuol dire che se voi prendete un software che è stato rilasciato con GPL, come il kernel di Linux, e lo modificate, siete obbligati a rilasciarlo con GPL. Non è che potete dire: prendo, ah, che bello questo, lo voglio mettere in un apparecchio, per esempio nel TiVo, che è un apparato molto comune negli Stati Uniti per guardare la televisione, che ha un kernel Linux, lo modifico e poi lo rilascio con licenza proprietaria. No, se lo fate, chiamo il mio amico Carlo Piana, avvocato di fama internazionale, che riesce a far succedere nell'antitrust europea milioni di dollari, di euro alla Microsoft. Figuratevi se contro di voi non vi fa cambiare idea, no? BSD ha la licenza BSD, che non è GPL. Se voi prendete il kernel BSD e lo mettete dentro un apparato proprietario chiuso, con software proprietario chiuso, l'importante è che nel manuale scriviate che avete usato il codice BSD. Per esempio, è noto, che poi l'hanno anche confermato loro, che lo stack di rete di non mi ricordo più se era NT o 2000 era quello di BSD. L'hanno preso, messo dentro e l'hanno, e a te quelli di BSD si arrabbiarono, ma solo perché nel manuale non c'era scritto. Tutti i stack di rete hanno qualche piccola idiosincrasia. Se gli mandi un pacchetto storto che rispondono male in quel certo modo, fuori da quelli che sono i funzionamenti standard, allora ci sono un insieme di test da fare per sapere qual è lo stack che sta usando l'interlocutore. Quindi uno gli manda dei pacchetti fatti strani, a seconda delle cose dice: ah, ma questo sta usando quel codice là. Faccio un'altra parentesi, un po' come conoscete il progetto OpenStreetMap? Ah, proprio no, se dove vivete, ragazzi? Un'altra cosa, un altro campo in cui c'è problematica nell'accesso ai dati sono i dati territoriali, i dati delle strade, delle piazze, questi dati molto spesso non sono utilizzati, anche i dati che per esempio ha fatto rilevare lo Stato italiano a spese dei contribuenti non sono disponibili ai cittadini, che è un po' assurdo. Allora c'è un gruppo, come ci sono gruppi che fanno un software libero, c'è un gruppo, c'è un'associazione italiana molto attiva che si chiama TIPOS, che sta ricostruendo le mappe di tutto il mondo, ma sono ricostruite come software libero. Voi potete disegnare il vostro quartiere, uno disegna quell'altro, alla fine i dati sono disponibili tutto, a tutti. Sono aggiornati, sono... è OpenStreetMap. Cosa fanno
GoPro, pagine gialle, tutto città, per vedere, per fare in modo di vedere, perché non vogliono che quelli di OpenStreetMap copino le mappe, mettono gli errori. E quindi se in OpenStreetMap viene trovato l'errore, la strada che è stata disegnata volutamente sbagliata da tutto città, vanno a chiedere i danni. Ok? Pensate com'è è buffo questo mondo. Comunque eravamo arrivati che BSD ha una licenza e Linux è un'altra. Voi come sviluppatori dove lavorereste più volentieri? Io lavoro più volentieri con Linux se devo scrivere cose esterne. Perché? Perché nel momento in cui ho scritto un device driver e lì sopra c'è il mio nome, quello per sempre rimarrà collegato al mio nome. Non è che la ditta X può prendere il mio driver e farci i soldi, bene, però chi va a leggere il soggetto scopre che sono io, e quindi vedo, invece se lo fate su BSD la ditta X se lo prende e non vi lascia più nemmeno l'onore di essere stati gli autori, ok? La licenza BSD è libera, anzi è più libera di quella GPL, però proprio perché è troppo libera crea dei danni. È chiaro il problema. Poi loro qua dicono tante cose, dicono un po' lasciano intendere, se non dicono che loro hanno la tradizione dello Unix. Sì, BSD è nato prima di Linux, che è bello quando dicono che loro producono tutto. Infatti BSD è BSD nelle varie accezioni che poi sono divise perché ognuno aveva la sua voglia, cioè FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonflyBSD, quello che volete, però loro quello si chiama BSD, invece Linux si chiama GNU Linux. Se voi fate l'LS di BSD l'hanno scritto quello di Berkeley, se fate gli AI di BSD è quello di Berkeley. Poi in realtà fra le righe dicono però il compilatore l'abbiamo preso da GNU, quindi non sono poi perfetti neanche loro, e loro dicono perché noi facciamo tutto, noi garantiamo una maggiore coerenza di tutto. Vabbè, andate, guardate, è una scelta in più, non è né bene né male, è solo una scelta in più. Va bene, comunque vi ho lasciato il flyer, poi nella stessa directory ci sono anche tanti altri volantini che per esempio parlano delle singole flavor, delle singole varianti come FreeBSD, NetBSD e così via. Ok, altra cosa, perché non vorrei venire frainteso, anche perché ho scoperto di parlare di una cosa più reale, meno teorica. Le macchine con processore ARM a quanto pare sono arrivate anche nei supermercati italiani, però state attenti perché leggete bene, perché c'è una discussione che in rete che discute ne vale la pena, perché intanto per le caratteristiche di questa macchina, che ARM sia in futuro una prospettiva, sì, che sia sicuramente migliore di Intel, le batterie potete usarlo 8 ore senza ricaricare 5 giorni in standby, provate se no con i vostri Intel, però questa macchina in particolare è ancora acerba, 512 MB di RAM non espandibili oggi sono pochi. E non solo, cosa vi ho detto sul codice RISC rispetto al codice CISC? Che 512 MB su Intel sono di più di 512 mega su ARM, quindi tra l'altro ci fate meno che 512 su Intel, perché io vi ricordo che con codice RISC la stessa applicazione è più grossa, ok? Poi ha solo, per esempio lo guardavo per me, ha solo l'uscita video HDMI e quindi ad esempio il proiettore VGA me lo posso pilotare, lo sapete l'HDMI è digitale, mentre invece la VGA è analogica. Per pilotarlo avrei dovuto prendere un'unità esterna
ma non un'unità, un cavetto passivo, un'unità attiva, sono tutti, non ha scheda di rete su cavo, quindi comunque devo trovare o una scheda o una rete wireless, oppure portarmi dietro una chiavetta USB che passa la scheda di rete. Quindi, per dire che non faccio tutto già questo o quello, ma parliamo di tecnologia di pur e vediamo i benefici e i pregi. Altre domande? Secondo me, voi avete sotto mano gli appunti, gli lucidi? Quanti ne mancano di questo pacco? Perché se ne mancano pochi lo completiamo, perché quanti sono questo pacco? 5. Ne mancano 5? Ok, allora completiamo questo pacco. Allora, c'è qualcuno che come ieri controlla lo streaming che vada bene? Funziona? E come lo controllate per realtà? Avete una macchina attaccata allo streaming? State registrando lo streaming? No, che non è il l'audio. Mi aprite anche il SAP per cortesia? In maniera tale che se per caso qualcuno vuole dire qualcosa, io non lo noto, me lo dite voi, guarda che stanno dicendo questo. Allora, ieri eravamo arrivati a parlare di come le system call vedono l'accesso ai file. E abbiamo detto di descrittore, e c'è un'idea comune a praticamente tutte le interfacce di accesso ai file oggi, perché è molto comoda da gestire. Attaccata a quel descrittore, dall'altro lato, in questo caso nel kernel, vengono ottenute tutte le informazioni di controllo del accesso al file, quindi si controlla una volta sola le modalità di accesso, si tiene conto della posizione attuale dell'offset all'interno del file, della posizione dove si sta leggendo o scrivendo, se ci sono operazioni di bufferizzazione da fare vengono attaccate a quella struttura dati e così via. E abbiamo visto questo. Allora, andiamo al lucido successivo. Esempio, un programma legge 10 byte a partire dal 50° byte di un file nella directory corrente. Fa, vedete, open. C'è un errore, ragazzi. Open, dove lo scrivo? Qua. Potrei anche stupirvi con effetti speciali. Vediamo se funziona. Niente, non funziona perché non trova il tasto pause. Comunque, qui nella open, vedete, al posto di questa R bisogna scrivere la costante O, tutta maiuscola O underscore R di only, perché nell'interfaccia del call si scrive così. Comunque, al di là di questo, che è una cosa formale, a quanto pare il VLC funziona e il resto no, ma usate VLC e lì a posto, e per sentire l'audio vi fa vedere che vi ho fatto la open, si fa l'SIC, SIC set vuol dire posizione assoluta, leggi e scrivi. Tra l'altro la cosa bella dei file, lo vediamo per sempre quando studiamo l'interfaccia di System Call di Unix, è che potete avere il file col buco, come le ciambelle. Se voi aprite il file,
saltate all'indirizzo alla posizione grande. Un gigabyte. Scrivete un carattere. In realtà quel file avrà allocato solo l'area dati per il blocco che contiene quel carattere. Il resto non l'ha allocato. Se vedete quanto è lungo, vi dice un giga e un carattere. Se poi vedete quanto occupa sul disco, in realtà occupa pochi blocchi. Okay. E se lo andate a leggere, tutti i blocchi mancanti vi vengono dati come blocchi totalmente a zero. Ma è il kernel che fa questa finzione. Quando trova che il blocco manca, dice qui è come se ci fossero 512 zeri. Ho perso il mouse. Ok. Gestione del file system delle directory. Guarda caso alcune assomigliano ai comandi. Per esempio mkdir serve per creare una directory e vuole due parametri, un nome e il modo. Il modo vuol dire i permessi iniziali della directory. Rmdir cancella una directory vuota. Link crea un link a un file esistente. Attenzione, link fisico, cioè due nomi per lo stesso file. L'anno scorso, guardando Linux, avete visto la differenza tra link fisico e link simbolico? Unix ha due tipi di link fra file. Il link fisico, intanto un file è una struttura dati su disco e viene visto semplicemente come una stringa di byte. Il file può avere più nomi, quindi voi potete individuare lo stesso file, ma il file è uno, con più nomi, e questi nomi possono anche stare in directory diverse. Allora, se voi avete un file e chiamate link oppure da linea comando ln primo file secondo file, voi non avete due file, ma ne avete uno solo con due nomi. Se accedete al file con il primo nome e lo modificate, poi accedete al file con lo secondo nome, è modificato perché è un file, avete solo due nomi. Mentre invece link simbolici, simlink sarebbe la system call che non è qua sullo schermo, ln-s il comando, fa in modo che ci sia fate il link simbolico di un file o un altro, il file rimane con un nome o i nomi che aveva prima e basta. Create un altro pseudo file che dice solo: se l'utente cerca me, in realtà io rappresento lui, e punta l'altro file. Cosa succede? Che se avete dei link fisici e cancellate un nome del file, il file rimane. Viene veramente cancellato il file quando togliete l'ultimo nome, allora non c'è più modo per nominarlo, il file sparisce. Con il link simbolico, se cancellate il link rimane il file, se cancellate il file rimane un link, e se provate a usarlo dice io non punto a niente. Dangling link, link pendente, come si può dire, non definito. Notate che se avete un link che non punta a niente e mettete un nuovo file con il nome dove era il vecchio, il link punta a nuovo, perché quello indica solo quando chiami me, in realtà rappresento quell'altro fastname. Infatti, per cancellare un file, la chiamata del sistema è unlink. Perché link gli dà un nome, unlink toglie un nome. Quando togliete l'ultimo nome avete cancellato il file. Poi c'è mount e amount. Mount e amount serve per poter comporre l'albero del file system.
Unix ha questa caratteristica, che l'output del file system è unico, avete una radice e tutto ciò che è accessibile con un fatto a partire dalla radice. Per intenderci, non esistono A due punti, B due punti, C due punti e così via. Esiste una radice unica. Allora, cosa succede quando voi prendete una chiavetta e la mettete nel sistema, la mettete accessibile dal sistema? Adesso succedono delle cose che sono state automatizzate, ma in realtà cosa dovrebbe fare uno in un sistema? Prendere il device che rappresenta la chiavetta e fare la system call mount che dice: prendi quel device e il file system risultante montalo in quel punto del file system. È come se una directory del file system inizialmente normalmente vuota, come se fosse un anello dove appendete il file system della chiavetta, e quindi dopo che avete fatto il mount, il file system della chiavetta compare a partire da quella directory come sottoalbero. Non è detto che sia vuota, ma se non è vuota quella directory, perdete l'accesso a ciò che sta dietro. Parentesi, quando dico parentesi vuol dire puntata in avanti, talvolta è utile che la directory non sia vuota, per esempio quando si vuole mettere dei file di default da usare se lì non c'è montato niente. Quindi se non c'è nulla montato ci sono dei valori standard, poi uno ci monta le cose e sottoscrive quelle standard. Un mount, manca la N, motivi storici, non so perché, ma la prima volta che l'ho scritto non ho scritto unmount come sarebbe il verbo inglese, ma un mount serve per smontare. Sì? Io monto una chiavetta che mette su una cartella che ha da dentro qualcosa, quando poi la tolgo la cartella torna a essere come la prima. Esattamente. Cioè, ritrovo, è come un overlay, una sovrapposizione. Non per nulla. Il problema è che finché ha montato la chiavetta o un'altra unità, non ha accesso a quello che ci sono. CHDR serve per cambiare la directory corrente. Ogni processo ha la sua directory corrente. E anche lì il concetto di directory corrente è logico se uno ha un file system solo, ha una radice solo e un albero. Se uno ha più alberi, dov'è stava? Ha una directory corrente per ogni albero? Chmod cambia la protezione di un file, potete cambiare i diritti d'accesso. Kill manda, ecco, kill sia come comando sia come system call. Gli è stato dato questo nome perché spesso viene usato per uccidere processi, ma non è qui. È una system call che serve per mandare dei segnali nei processi, ma può mandare segnali che non uccidono processi, segnali del tutto funzionali, però chiama kill. Ecco, il tempo in Unix si stabilisce in secondi dal 1 gennaio 1970, che è l'anno zero di Unix. Da notare, voi avete saputo che cos'era? Voi eravate troppo giovani per aver vissuto il millennium bug. Ve lo ricordate il millennium bug? Bene. Se la software house di Anzola dell'Emilia fa un programma che nel 2012 smette di funzionare perché ha fatto un errore di programmazione, voi prendete il proprietario della software house di Anzola dell'Emilia e gli fate causa dicendo: mettimi a posto il programma, sono tuo. Se invece è il proprietario di un'azienda, di una software house che ha dei sistemi operativi molto diffusi perché obbliga tutti a usarle, diventa un problema sociale. Era un caso del cielo che
era normale che ci fosse minerità. Peccato che questi nel 1970 avevano già fatto il sistema immune dal Millennium Bug. Infatti nessun sistema ionico si è accorto di nulla al passaggio dell'anno 2000. Per lui era solo un secondo in più. Ci accorgeremo di qualcosa attorno all'anno 2040, perché siamo già quasi a 2 miliardi di secondi, e a 32 bit diventeranno, abbiamo fino al 2040, 2050, ma a quel punto io penso che le macchine avranno 64 bit e quindi il problema tornerà a non porsi. Quando riusciremo a consumare 64 bit, mi auguro di essere qua a risolvere il problema. Ok. Qui vi faccio vedere, per quello che si può sapere, alcune equivalenze. Ci sono intanto le vere system code di Windows non sono pubblicate. Sono pubblicate, quando studieremo come è fatto il sistema Windows, vedremo che ci sono i sottosistemi d'ambiente, e in particolare il sottosistema di ambiente principale per Windows NT 2000 XP Vista si chiama Win32 o 64, se volete 64, ma non sono le system code, è una libreria. Quindi come siamo fatto quella libreria sulle system code è questione interna Microsoft, e soprattutto se esistono delle system code più efficienti o meno efficienti, per cui i software fatti direttamente da Microsoft funzionino meglio di quelle fatti da terze parti o fatti da altre ditte con cui ci sono accordi commerciali per far vedere come sono fatte le cose, non è dato a sapersi agli umani, e non lo voglio sapere. Però per quello che si può sapere si vede che ci sono delle equivalenze. L'idea è simile, voi avete chiamate per creare un processo, creare una directory, cancellare una directory e così via. Non è l'ultima, pensavo fosse l'ultima. Questo per dirvi che le system code sono l'interfaccia del kernel. Il kernel è la parte principale del sistema operativo, ma quando viene dato un sistema operativo, viene installato un sistema operativo, viene dato con un certo insieme di programmi a corredo, se no sarebbe inusabile. E qui c'è l'elenco dei programmi, che un parziale elenco di programmi che normalmente vengono dati. Alcuni servono per manipolare i file, creazione, cancellazione, copia, rinomina, stampa e così via. Quindi comandi tipo per Unix, CPLS, RM, MV e così via. Informazioni di stato del sistema, data, ora, quindi date. Poi per sapere chi è collegato e così via. Editor, VI, Emacs. Oh. Così via. Supporto per linguaggi di programmazione, compilatore, interprete, assemblatore, debugger, strumenti di comunicazione. Normalmente viene dato un corredo di questi strumenti. Una nota fra parentesi. Linux ha la caratteristica di essere un kernel che funziona da piccoli sistemi fino a supercomputer. Se avete voglia, guardate un programma che per me è molto simpatico, si chiama BusyBox. Chi di voi conosce BusyBox? Nei sistemi embedded, se voi dovete fare una... Sapete cosa sono i sistemi embedded? Sono i sistemi a bordo di qualche apparato. C'è una ditta a Casalecchio che nella vita fa i pannelli di controllo delle lavatrici industriali, c'è dentro una macchina Linux.
un kernel Linux. E questo è abbastanza Linux, un po' meno GNU se volete, perché uso BasicBox. BasicBox è un programma che da solo fa la shell ls, tutti i comandi li fa con un programma solo, e consente di risparmiare un sacco di spazio per il sistema embedded. Anche la shell del mio cellulare è un BasicBox, o quella sapete, ci sono molti access point che sono macchine Linux, poter fare login e lavorarci con macchine Linux, ma qua, la shell che vi danno e tutti i comandi sono fatti da un BasicBox. Ok, sì. Basic come occupato e box come scatola. BUSY BOX. Ok. Ok, allora, finito questo pacco, andiamo a vedere. Allora, mi avete detto che voi il C l'avete già studiato l'anno scorso, corretto? Sì. Facciamo, allora, mi fido di voi, nel senso che facciamo una rapida scorsa del linguaggio e però mi fido di voi, nel momento in cui vi racconto una cosa che non vi è chiara, mi fermate voi, ok? Quante linee eri il programma più lungo che avete scritto in C l'anno scorso? Ho di 100, ho di 1000? Ho di 6? Sapete cosa significa O? Ok, analisi. Allora, abbiamo già visto qual è la rivoluzione del linguaggio C. Il C, intanto perché si chiama C lo sapete? Semplicemente perché è stato il terzo tentativo, il primo l'ha chiamato A, il secondo B, il terzo non si pene C, è rimasto. Come vedete, nella vita spesso i motivi non sono poi così eletti. Kennigan e Ricci lavorano ai Bell Labs, quindi è scritto con il nome moderno AT&T Labs, ok, che vi ho già detto dell'antitrust americana che ha separato la Bell. È molto semplice, ci sono 27 keyword nel C originale, quindi è in grado di riconoscere solo 27 costanti lessicali del linguaggio, parole chiave del linguaggio. Ha una particolarità fondamentale: è un linguaggio che consente un ampio range di programmazione, consente di programmare ad alto livello come un Pascal, come un Fortran, ma consente di andare a basso livello fino a raggiungere delle operazioni che tipicamente erano riservate ai linguaggi assembler, mascheramenti di bit, shift di memoria, accesso diretto alle istruzioni direttamente e decremento del processore. È ciò che serve per fare un sistema operativo dove dovunque si può viene usato un linguaggio ad alto livello. Se fate una struttura dati, gestite puntatori, funzioni, bene nel kernel non usare troppe funzioni ricorsive, perché non vi faccio uno stack overflow nel kernel che sarebbe un panic, però potete usare tutti gli costrutti ad alto livello e sono comodi per gestire strutture dati. Però quando poi dovete andare a vedere quale interrupt è successo, dovete andare a vedere dei bit all'interno di una voce di memoria,
quando poi dovete andare a parlare con una periferia, dovete andare a creare quella composizione di bit che serve alla periferica per fare quello che vuole. Altra cosa del C fondamentale è un linguaggio inventato da programmatori professionali, professionisti, e quindi a pochi a Bologna diremmo fronzoli, gli americani direbbero zucchero sintattico, meglio gli informatici usano il termine zucchero sintattico, cioè tutti gli abbellimenti del linguaggio. È proprio un linguaggio da vecchi lavoratori del software. Tanto che, vi racconto questo aneddoto, hanno contato quanti caratteri ci vogliono per scrivere le cose, e quindi per fare in modo che le cose si scrivano con il numero minimo di caratteri. Voi avete visto anche Pascal nella vostra vita? Sì, sempre nel primo anno. Allora, notate che in Pascal un assegnamento si fa due punti uguali, il confronto si scrive uguale. In C l'assegnamento si scrive uguale e il confronto uguale uguale. Perché? Provate a contare quanti assegnamenti e quanti confronti avete nel programma e avete la risposta. È bene usare il numero minimo di caratteri per l'operazione che si fa più spesso, e facendo così guadagnate tempo nel lavorare. Intanto vi invito al compito a casa: andate in rete, cercate un paio di lettere, tutto un flame. Sapete cos'è un flame? Un flame è quando su un gruppo di discussioni, in un forum pubblico, uno dice una cosa, un altro risponde e si scatena una baruffa su rete. Ma diciamo, gli interlocutori di questa baruffa si chiamano Dennis Ricci da un lato, e dall'altro Nikolaus Wirth, cioè gli inventori del C e del Pascal. Parte la baruffa, in realtà nasce da articoli. Ricci scrive un articolo dal titolo provocatorio: Why Pascal is not my favorite language? Al quale risponde Nicholas Wirth scrivendo Why C is not my favorite language. Leggeteli perché sono molto educativi, e proprio leggendoli capite lo spirito del linguaggio C. Per esempio, chi programma sa sempre che cosa fa il processore in risposta al suo programma, quindi non ci sono delle operazioni nascoste. Per esempio, in Pascal, per il programmatore poco esperto, è molto carino, lo accompagna. Se sbagli l'indice, dice: hai sbagliato l'indice. Se avete una rete di 10 elementi, provate ad accedere all'elemento 15, dice: guarda, non c'è l'elemento 15. Ma per fare quella cosa, che è nascosto il codice, che gli fa il confronto. Ora, vi immaginate una cosa del genere in un kernel, in un sistema operativo? Sono tutti cicli persi e voi avete un sistema operativo a qualità di processore che è meno potente, no? E quindi Ricci dice: non c'è niente di nascosto. Il programmatore, quando scrive con il linguaggio C, sa esattamente ciò che sta succedendo e pilota il processore a fare ciò che vuole. Come pure l'accesso alle variabili. Se voi avete in Pascal, potete fare la funzione con dentro un'altra funzione, con dentro un'altra, e ci sono variabili locali a vari livelli. Ma quando andate a scrivere A uguale a 3, in realtà quello che parte, e il codice, se leggete il codice stem lo vedete, è una rincorsa di frame pointer sullo stack per vedere è là a questo livello, a quello. Quindi quando scrivete A uguale a 3, voi non sapete quanti cicli di copia vi serviranno per fare A uguale a 3. In C lo sapete. Uno. Se avete una macchina CISC. Probabilmente due se avete una macchina RISC. E la costante è più grande. Lo sapete che
nelle macchine RISC, siccome le istruzioni vengono fatte tutte in modalità hardware, non è, tutte le istruzioni hanno la stessa lunghezza, non esistono come in 86 e successivi istruzioni da un byte, 2 byte, sono tutte che ne so, mix a tutte le istruzioni da 32 bit, perché questo hardware è più efficiente fare. Quindi se volete l'istruzione critica mette una costante in una variabile, se la costante è 32 bit avete un bel da fare, voler mettere il codice operativo e il valore della costante in 32 bit non ci sta. Quindi nella macchina RISC ci sono di solito due istruzioni, una che dice scrivi la parte bassa del numero e scrivi la parte alta del numero, ok? E quindi se avete una costante piccola tipo metti uguale a 0 o metti uguale a 1 basta un istruttore. Se volete mettere in una variabile una costante che supera, non mi ricordo più, 2 alla 20, cioè quello che ha messo di spazio per le costanti, tenendo la parte operativa, dovete fare prima il mix, si chiama LUI, Load After Immediate, che mette a posto la parte alta e quella parte bassa. Su questo ci dovremo tornare, ricordatemi, quando parleremo di operazioni atomiche o non atomiche nella programmazione concorrente. Ok, quindi abbiamo visto che all'ingrizzo, abbiamo visto queste istruzioni e nel 1983 l'American National Standard Institute decide di fare una versione standard, e questo è un bene, è sempre un bene che ci siano degli standard, è sempre un bene che gli standard siano fatti da enti terzi, perché a quel punto chiunque volesse fare un compilatore C era autorizzato e, essendoci uno standard riconosciuto da un ente terzo, i sorgenti diventano portabili, perché sennò uno poteva mettere quella feature in più, quell'altro la feature in meno e succedevano qua. Diciamo il Vangelo del C è il libro di Ricci, di Kenninger Ricci, The C Programming Language. Però se volete ci sono altri libri, vi ho messo anche, sperando che di essermi ricordato di passare i link da un anno all'altro quando rinnovate il sito web, ci devono essere anche dei testi online disponibili, li avete già guardati? Quando mi dite sì, non so se dite sì, ho capito, oppure sì, l'ho guardato e funziona. Comunque, se scoprite qualcosa che non va, venitemelo a dire. Il C è un linguaggio per veri programmatori. Quando il gioco si fa duro, i programmatori C cominciano a combattere. È potente, efficiente, è strutturato ed è portabile. Va bene, un po' di pubblicità. È un linguaggio totalmente compilato, anzi esistono vari livelli di ottimizzazione, di ottimizzatori per farlo più efficiente possibile al suo scopo. Quindi voi avete il sorgente, avete il compilatore genera codice oggetto, codice oggetto linkato con tutti gli altri codici oggetti e il codice delle librerie genera l'eseguibile. L'eseguibile è un programma completo che potete caricare e far diventare processo, mandare in esecuzione. E sì, è come quando scrivete un programma, voi chiamate le funzioni di libreria. Printf, come avete visto in C, è una funzione tipica. Nel oggetto, nel file compilato del vostro programma, non c'è il codice della printf, perché il codice printf è libreria. Quando attaccate la libreria, dopo vi preciserò che c'è un altro passato, comunque dopo c'è il codice della printf, è come se nella ricetta di cucina ci fosse e qui ci vuole la maionese, però la maionese non è descritta, c'è un altro libro dove c'è
la maionese, ma quel povero cuoco per fare il piatto ha bisogno anche di sapere come fa la maionese, quindi per avere la ricetta completa deve allegare quello della maionese. Quindi notate la differenza con Java, per esempio. Java non crea eseguibili, Java crea bytecode e il bytecode viene interpretato. Nessuno sano di mente potrebbe pensare di creare un sistema operativo in Java. Perché otterrebbe un sistema operativo che nessuno vorrebbe. Magari funzionerebbe su tanti elaboratori, ma perché funzionerebbe sulla macchina virtuale, ma a una velocità veramente infima. Questo è il programma più noto, Hello World. Cosa? È uguale per tutti, l'ha inventato Ricci, quindi noi tutti studiamo di Ricci e vi veniamo a raccontare Hello World. Per qualcuno che vuole essere più poliglotta ci mette la versione italiana, ma noi siamo legati alla versione originaria. Notate tante cose, e qui quando arriveremo a Python ci sono delle belle differenze. E tutto è funzione. Anche il programma principale è una funzione come tutte le altre. L'unica cosa è che si riconosce dal nome main. Ritorno un intero, perché quando studieremo la shell vedremo che l'intero ritornato dal main può essere rielaborato, per esempio dagli script, che ne possono decidere a seconda del valore ritornato da un main se devono fare una cosa o l'altra. La direttiva sharp include è una direttiva al preprocessore, e qui mi preme. Qualcuno si è trascritto l'altra volta, non ho visto sul newsgroup l'elenco che ho scritto l'altra volta alla lavagna, quindi chiederei a qualcuno, voi l'avete visto? Chiederei a qualcuno di trascriverlo. Voi vi ricordate che ho detto i concetti da tenere a mente? E cos'è la direttiva include? Cosa include la include? E c'è una risposta che molti danno sbagliata, ma potete darla, perché darla oggi non succede niente, se me la date all'esame sì, quindi datemi pure la risposta sbagliata. Cosa include? Una alla volta. Lei? Un'altra porzione di codice esterno. In particolare, cosa contiene questa porzione di codice esterno? I prototipi delle funzioni non sono le costanti. Cosa? Questa è la risposta sbagliata. Ciao. Non include le librerie. Le librerie stanno tutte altre parti. Include tutte le definizioni necessarie a interfacciarsi alla libreria, che non è la libreria. È come dire che io sono il mio nome. No, io sono io e poi ho un nome. Ok? È chiara la differenza? Porzione di codice potrebbe essere fraintendibile, perché non è vero che il preprocessore funziona anche se ci mettete lì dentro un'intera funzione, ma non si usa in quel modo. Lì ci vanno solo le dichiarazioni, le definizioni delle funzioni, ci vanno solo le definizioni di costanti, le definizioni di tipo, e quindi non è vero e proprio codice, sono solo appunto le definizioni necessarie per potersi interfacciare alla libreria. E quindi se vi domando all'esame cosa fa l'include, l'ultima cosa che mi dovete dire è include una libreria. Ok? A parte questo
Che cos'è il processore? Cosa fa il processore? Cosa abbiamo detto l'anno scorso del processore? C'è l'include, ma c'è anche la define, la fdef, ha fatto tante cose con il processore. Prima della compilazione. Prima della compilazione, vediamo se si è scatta. Definisce tutte le occorrenze che ci sono nel file, nella direttiva. Il preprocessore è un editor automatico. Quindi il fatto di scrivere include è come se voi prendete il vostro editor e prendete in quel punto e ci mettete il file. Se voi, se c'è scritto define, che ne so, PI 3.14, è come prendere l'editor in tutti i punti in cui compare PI, sostituite 3.14, ok? Sapete fare la sostituzione globale. Quindi quello che fa, voi avete uno strumento in Unix che è GCC, compilatore C, ma in realtà quella è un'interfaccia compilatore. Quando voi chiamate GCC, voi chiamate una catena di strumenti che sono il preprocessore, il compilatore propriamente detto, l'ottimizzatore, l'assemblatore, il linker, fino ad arrivare all'esecuibile. Ma voi fate GCC e non ve ne accorgete che vengono fatte tutte queste, questa catena di cose. Se fate solo il preprocessore e potete con un parametro dire per cortesia GCC mi fai vedere qual è l'output del preprocessore, scoprite che vi trovate un file molto più ampio dove sono state sostituite tutte le include dei file, sono i file, tutte le costanti sono sparite perché ci ha messo il valore numerico. Se ci sono delle parti che vedremo, compilazione condizionale, che dice se è vera questa costante fai questo, se no fai quell'altro, a seconda se era vera o falsa, quella porzione di codice c'è o sparisce. Ok? Ma è un editor. Quindi non fa altro che da un testo, quello del punto C, del sorgente C, generare un altro sorgente C. infatti, vi faccio notare un'altra cosa, prego. Nel caso in cui ci siano dei def, sì? Vengono già dal processore eliminate le parti o incluse le parti? Dal preprocessore vengono eliminate le parti delle, che non. Le parti, se c'è scritto tipico. If def power PC, magari maiuscolo, e qui c'è del codice, and if, magari da là non lo vedete, è sharp if def power PC statement sharp and if. Se la costante power PC è vera, è una costante, questo entra nel codice. Se la costante è falsa, questo non c'è nel codice. Se guardate i sorgenti del kernel di Linux, che sono ovviamente disponibili all'indirizzo www.kernel.org, facile da ricordare, l'insieme intero dei, non mi ricordo quanto sia adesso, ma è qualcosa dell'ordine di 60 mega di sorgenti compressi, che quando è andato di comprimere diventano molti di più. Comunque, se prendete il sorgente andate a vedere, vedete che è infarcito di quelle cose. Perché? Perché non è che sia stato scritto un sorgente per un'architettura, un sorgente per l'altro, ci sono tanti device che hanno, sono quasi uguali ma con delle differenze. Si scrive sorgente unico con tutte queste variazioni. Poi in fase di compilazione si accendono e si spengono le costanti per avere la versione giusta. Anche perché se c'è un errore nel codice subito prima e subito dopo,
se stesso tanto sorgente lo dobbiamo correggere tante volte, e invece così lo correggiamo una volta sola e viene corretto per tutte le architetture, ok? Quindi per compilare, se voi fate GCC e il programma punto C senza parametri, quello che ottenete è l'eseguibile che storicamente prende un nome che è a.out e i.out, che è il nome tipico degli eseguibili. Potete chiedere di generare solo i codici oggetti in quel modo, potete dall'oggetto andare all'eseguibile e dare un nome all'eseguibile. L'eseguibile è eseguibile, quindi se lo lanciate produce l'output desiderato, a meno che non abbiate sbagliato a scrivere il programma. Sbagliato logicamente, se avete sbagliato sinteticamente all'atto della compilazione vi compaiono. Supponiamo di dimenticare il punto e virgola dopo la printf, gli errori vengono segnalati in quel modo, ma questo l'avete programmato su macchine Linux l'anno scorso, quindi questo è abbastanza comune. Vi differenza tra C e Pascal, sempre trovate in quelle due lettere, il ruolo del punto e virgola sembra in particolare è molto importante. Mentre in Pascal il punto e virgola è il separatore delle istruzioni, quindi avete la prima istruzione, la seconda, per dire qui finisce la prima e comincia la seconda, ci vuole un punto e virgola, e infatti nel Pascal standard non occorre, sarebbe vietato addirittura il punto e virgola prima dell'end. Come era l'errore più diffuso, hanno messo una postilla che dice accettiamo anche il punto e virgola prima dell'end. In C il punto e virgola è il terminatore di istruzione, nulla è istruzione se non ha il punto e virgola finale. Ciò che non ha il punto e virgola finale è espressione. Quindi se io scrivo 3, 3 ovviamente è un'espressione. Se io scrivo 3 punte virgola, è un'istruzione legale. Il compilatore vi darà un warning, e dice, cosa vuoi da me? Non serve a niente. Però un warning. Perché quello è legale. Perché è un'espressione che abbiamo fatto diventare istruzione come punte virgola. Qui c'è un esempio con una funzione, fa la somma dei numeri da 1 a n. Voi sapete come si fa la somma dei numeri da 1 a n, spero. Non lo fate così, spero, se ricordate come si fa la somma dei numeri da 1 a n. Sapete che ha inventato la formula per fare il calcolo dei numeri da 1 a n? Gauss, l'ho già detto. Quindi no. A che età l'ha inventato? 7-8 anni. Il maestro l'ha mandato a posto con il compito di fare la somma dei numeri da 1 a 100 come compito di condizione, è arrivato dopo pochi atti dicendo 5050, perché aveva sommato il primo e l'ultimo, 100 più 1 per 101, il secondo e penultimo, 99 per più 2 per 101 e così via, quindi bastava fare 101 50 volte, 5050 aveva fatto il risultato. Questa era Gauss. Ma qui per motivi didattici facciamo finta di avere meno di 7 anni e facciamo la somma per esteso, e qui notiamo la chiamata di funzione, facciamo il ciclo for e così via. Andiamo velocemente, se me lo consente. La dichiarazione di variabili devono essere sempre dichiarate, hanno come prefisso il tipo e gli statement sono espressioni con il punto e virgola finale.
le funzioni ritornano il valore, per ritornare un valore hanno uno statement return che di per sé non piacerebbe ai signori Ben Jacopini, quelli della programmazione strutturata, perché return non solo decide il valore di ritorno della funzione, ma fa uscire la funzione nel punto in cui si trova il return. E quindi potrebbero generare dei codici poco leggibili. Perché? Perché ci può essere un return nascosto in qualche annidamento, per cui non è chiaro dove è, cioè la visione sintattica, quella che vi dà l'indentazione, è importantissima, vi fa vedere i vari, le varie strade che segue il programma. Può darsi che sia falsa perché in una delle strade c'è un return e quindi non è vero che fa le altre cose. Quindi se potete è sempre bene usare il return o in fondo alla funzione come ultima istruzione esecutiva di un ramo, vuol dire se togliete il return la funzione uscirebbe lo stesso, in modo che così la visione sintattica e quella reale coincidono. Se andate a vedere i sistemi istruttori di Linux non è così, perché capita, però ci sono delle regole molto stringenti nei sorgenti di Linux. Ci sono in particolare due funzioni brevi e si possono mettere in realtà che siano ben visibili, tipo il ciclo che cerca qualcosa quando trova esce, ma breve, non. E altra cosa che nei sorgenti di C si usa tanto, usano tanti gotto, ma non a caso. Sapete che i gotto sono tremendi, se lo usate male fate quello che si chiama spaghetti coding da una parte dall'altra e non trovate più nulla. Invece nel sorgente del kernel trovate il caso normale come programmazione strutturata classica e alla fine del dopo il return delle label che serve solo, ci sono sempre dei gotto dopo il return che servono per tutti i casi di errore, in modo che da non infarcire il codice con tutte le casistiche d'errore. Vedrete che ci sono i vari casi, e se per caso qualcosa va storto, non c'è la gestione dell'errore nel caso normale che farebbe perdere la visione di quello che sta succedendo. C'è il go-to e la gestione dell'errore è in fondo. È una scelta strutturale di, ovviamente, di Linus, la persona. Un giorno abbiamo ricevuto tutti una lettera, è stato rilasciato il Linus 2.0 e la gente è impazzito, era nata sua figlia perché era scritto Linus, non Linux. Vabbè, poi dovete vedere ciò che succede nelle mailing list, ma anche in documenti ufficiali il 1 aprile, che succede di tutto. Questo vi ha detto ieri che cosa sono gli RFC, request for comment, sono i documenti che stabiliscono gli standard di internet. Andate a vedere qualche anno fa, il 1 aprile è stato pubblicato il Pigeon Protocol, protocollo a piccioni, viaggiatori. Allora, commento si fa in quel modo lì. È vero che ormai il C accetta anche commenti alla CPU, cioè con le barra barra fino alla fine della riga, però il commento vero del C è fatto in questo modo. Usateli, non abusatene. La regola fondamentale dei commenti è banale. Pensate di essere voi stessi fra 3-6 mesi e state rileggendo il vostro codice. Pensate che cosa vi servirà per lavorare sul vostro codice ancora una volta. Tipicamente scoprirete che di fianco alle variabili, se non hanno un nome particolarmente significativo, occorre specificare cosa mettete. Se avete i punti critici di una funzione, che ne so, with con una bella condizione con handover lungo così,
una bella commento che dice qui ho fatto questo perché scelgo il caso, se succede questa cosa è cosa buona. E le funzioni, in testa alla funzione, cosa fa la funzione? Queste sono buone. È cattiva programmazione anche solo a commentare il codice. Cioè, vi faccio l'esempio tipico: a uguale a 0, commento a 0 la variabile a, quello è ovviamente cattiva programmazione, perché non serve a niente, no? Parentesi graffe, come in Java, servono per fare bin-end, solo che bin-end, 5 caratteri, la parentesi graffa è 1, e se siete abbastanza furbi che avete la tastiera americana e non quella italiana, è anche comodo da usare. Conoscete il sito ThinkGeek? Vende degli apparati o cose per geek, per persone tecnofili, tra cui c'è una bellissima tastiera USB nera, senza nessun simbolo su nessun tasto, si usa solo memoria, ed è un tipico oggetto di culto per geek. Qualcuno di voi conosce la Dvorak? Qualcuno la usa? La tastiera Dvorak? Sapete perché abbiamo la tastiera QWERTY? Perché i tasti sono quelli più utilizzati. Perché? Tasti si usano sono quelli più utilizzati. Ma perché li hanno messi in quell'ordine? Perché il nome è più lontano possibile. Per scrivere più lentamente possibile. Perché le macchine meccaniche si inceppavano se i martelletti venivano premuti troppo rapidamente. Infatti dobbiamo, questo è il solito fatto di cui soffriamo tutti, che molto spesso invertiamo delle lettere nella scrittura delle parole, ma non è un errore nostro, non è un errore, è un errore strutturale della tastiera, che è stata studiata proprio perché noi scrivessimo piano, perché serviva per le macchine meccaniche, poi è diventata più comune. Infatti è molto più facile mettere in ordine giusto le cose se state scrivendo con la stessa mano, un po' come quando fate una scala in pianoforte. Mentre invece se avete, come volevano per le macchine meccaniche, i tasti bilanciati di qua e di là, è facile invertire le lettere. La tastiera Dvorak è una tastiera veramente ottimizzata. Si usano le tastiere normali, ma la posizione dei tasti è completamente cambiata per fare in modo di scrivere il più velocemente possibile. Io uso la tastiera americana QWERTY, anche se ho davanti l'italiano, non so scrivere con quella italiana perché vado a memoria con i tasti, e però con la Dvorak non sono capace, purtroppo. Dicono che è facile imparare, ma ancora non ce l'ho fatta, non ho avuto tempo. Comunque, perché sono arrivato a parlare di tastiera? A che punto è arrivato? Ci sono 5 caratteri invece che 1 e anche 3 caratteri invece che 1. Va bene, dichiarazione di variabili, tipo e variabili. Vediamo cosa dice ora velocemente. Dai, esistono solo IVORAK, ci sono solo 2 tipi di variabili in C, e sono le variabili automatiche e le variabili globali. Le variabili automatiche sono mappate sullo step, le variabili globali sono nell'area data, nell'area dati statiche nella memoria. Quindi le variabili globali hanno un indirizzo fisso, le variabili automatiche hanno un indirizzo variabile. La volta prossima che chiamate quella funzione, quella variabile potrà avere un indirizzo diverso, perché viene mappata sullo stack
al punto in cui era la valutazione. Le variabili locali sono visibili solo dalla funzione della definite, le variabili globali sono visibili dal punto di definizione in poi. Ah, che bello, qual è l'output di quel programma? (3, 2, 1) Sì, direi proprio di sì. 3, 2, 1, perché? Perché cosa succede? Che A viene messo nei dati. Questo è un altro esempio in cui cioè, è stato messo ABC. Main chiama test. Vedete che è stato creato C, poi è stato creato B. Va bene, poi basta. Extern, i programmi C non sono fatti. Avrete fatto l'anno scorso dei programmi C che erano composti da più sorgenti. Avevate più file.c da unire assieme. Le variabili globali e le funzioni risultano visibili. Visibili, non definite, visibili solo nel file che dove sono state definite. Per renderle visibili, ma sono dichiarate anche per gli altri file, ma visibili solo lì. Per renderle visibili da un altro file, occorre mettere una dichiarazione X. Dite, guarda che c'è questa variabile, e questa variabile non è definita qua, troverai qua linker, direttiva link, linker, troverai questa variabile da qualche parte definita altrove e quindi la devi far match. Vedete qua abbiamo due file, extending P e extending int A. Cosa succede in fase di compilazione e esecuzione? Ve lo dico io, 4355. Intanto vi faccio notare che l'operatore di assegnazione è in realtà un operatore, quindi ritorna un valore. A uguale 5, cioè assegna 5 ad A, ha l'effetto di assegnare 5A e vale 5. Quindi se dopo io scrivo B uguale ad A uguale 5, nell'esempio che ho fatto voce, associa a destra, così fa nell'esempio della lavagna B uguale a 5, il valore che ritorna è 5 e lo assegna ad A. E in questo caso che cosa succede? Vediamo se lo riconoscete. Cosa succede? Che il link si arrabbia, succede. Che quando arriva il link dice guarda che io ho 2A e 2B. Come faccio a... Multiple definition of, perché le variabili si devono chiamare in modo diverso, se no il link non sta. Le variabili locali sono automatiche, esisteva la keyword auto ma ormai è stata abolita. Esiste però una keyword, vabbè, questo è, questo fa vedere, lo guardate voi con calma, è un programma da non scrivere, cioè una funzione legge lo stack e legge quello che c'è in una certa locazione dello stack perché l'altra funzione gli ha lasciato il valore. E siccome tutte e due queste funzioni hanno un intero come parametro, la posizione di I è la stessa di Y. Questo come scrittura voluta di un programma
è da evitare, però capita che non sapete quante volte capita che una variabile abbia il valore giusto per un errore, perché sullo stack capita che ci sia proprio il valore che cercavamo, e di solito dopo mesi ci si accorge che una piccola variazione al programma fa crollare tutto perché ha spostato lo stack, e sono i casi di debugging abbastanza cattivi, ma non troppo, perché se avete codice sequenziale ancora andate bene. Quando succede in programmi concorrenti, sì, statiche, la parola stack la conoscete? Alcuni significati diversi, secondo se la variabile è automatica o globale, ed è per questo che è stato modificato. Se la variabile è automatica vuol dire che la visibilità è quella della variabile locale, ma è memorizzata nell'area dati, quindi mantiene il suo valore fra chiamate successive da funzione. Se invece è una variabile globale, vuol dire che è locale a questo soggetto, quindi il link non deve conoscerlo, il link non può attaccare extern di altri. Tra l'altro, set si applica tantissimo alle funzioni. Se avete le funzioni, quando si scrive un programma lo si divide in moduli, i moduli devono avere una qualche logica, cioè tipico che un modulo gestisca una struttura dati. Quando, come nella programmazione oggetti, si può programmare in C ragionando oggetti. Avete mai sentito parlare di programmazione oggetti? Sì. Quindi sapete che cos'è un metodo, che cos'è un attributo e che cos'è una funzione locale. Anche in C potete fare un punto C che rappresenta la classe di gestione di una certa struttura dati. Quelle che sono funzioni locali di gestione, bene che le definiate con lo stack davanti, in modo che neanche per incidente il link lo possa collegare ad altro. Date proprio, anche chi legge il codice dice questa è una funzione locale. Esiste un'altra dichiarazione che penso sia qua, vediamo se ci prendo, la register. No, stack globale fa vedere gli esercizi li fate voi. È quello di prima, va bene, questo è il riassunto. Register è un consiglio, un amorevole consiglio al compilatore che dice se puoi questa variabile mettila in un registro, perché le variabili automatiche non è detto che siano sullo stack, anzi se guardate il codice ottimizzato non è detto neanche che esistano. Questo l'ho raccontato un'altra volta. Le variabili locali potete chiedere al compilatore che le metti in un registro. È bene che voi mettiate la dichiarazione register, era bene mettere la dichiarazione register in a partire dalle variabili più utilizzate a scalare quelle meno utilizzate. Perché il compilatore, a seconda della struttura che usate, mette veramente le variabili nei registri fino a quando il registro è a disposizione. Quando poi ha esaurito il registro a disposizione, lo prende come commento. Perché dico era? Se usate un compilatore moderno, gli ottimizzatori sono già in grado di vedere quali sono le variabili interne del ciclo e mette già nei registri. Oppure, se andate a vedere il codice generato da compilatori seri e ottimizzati, provate a guardare l'ottimizzazione del codice tipo, vediamo se si riesce a tirare, no, se prendete una cosa del tipo vediamo di fare ecco questo int
plus 1 int x, ok? E provate a fare int p, poi scrivete p uguale x retarna che ne so p più 1. Quindi si legge malissimo, int plus 1 int x, poi aprite e dite int b, b uguale a x, return b più 1, e andate a vedere l'assembler, scoprirete che b proprio non esiste, dice che bisogno ho, io chiamo allo stesso modo, faccio in modo che per noi x e b siano sinonimi, quindi quando l'utente chiama x, siccome non mi cambia il valore, se chiama x o chiama b, io uso la stessa variabile. Ok? È per quello che dico, le variabili automatiche potrebbero anche non esistere, perché gli ottimizzatori scoprono che ne possono fare a meno. Questo vi dice anche un'altra cosa. Non abbiate paura a prendere un valore e assegnare una variabile che abbia un nome che sia veramente significativo. Perché non è che sprecate memoria perché avete definito int qualcosa. Perché ci penserà il compilatore a buttare via la variabile che diventerà un sinonimo, ma così voi metti il codice ben leggibile che dice quella variabile in questo caso ha quello scopo. E leggete bene il codice. Non stavo scherzando prima quando dicevo pensate di essere voi stessi tra qualche mese. È la cosa migliore, sono un po' di trachetti ma lo stesso, è la cosa migliore per capire come dovete programmare. Avete già preso in mano i vostri programmi scritti qualche mese fa, vi siete accorti dove avete fatto fatica? Utilizzate naming convention, cioè di solito i progetti hanno degli standard e sarebbe bene ad esempio nel progetto che andrete a fare che il gruppo decide come mettere i nomi, cioè chi decide li... normalmente alcune sono diffuse tipo le variabili si scrivono in minuscolo e le costanti in maiuscolo, non è un diktat del compilatore, il compilatore capisce anche le variabili in maiuscolo e le costanti in minuscolo, ma è ormai una prassi comune. Poi in alcuni progetti ho visto le variabili scritte con più parole e le parole sono delimitate dagli underscore, oppure altri che hanno più parole con la capitalizzazione dell'inizio di ogni parola. Ok? Però è bello un codice dove uno si mette a studiare quel progetto e vede che tutti i file del progetto hanno la stessa convenzione. Da fastidio quando uno legge un sorgente, è scritto in un modo, chiude quello e legge quell'altro e ha tutto un altro standard. Ecco, i tipi. Non esiste il tipo carattere in C, perché in realtà sono tutti degli interi. Quello che si chiama carattere non è altro che un intero di 8 bit, differenza dalle stringhe per esempio di Java che ha uso Unicode, quindi uso carattere a doppio byte. Int è un intero di lunghezza fissata. Ecco qua, lo standard non dice esattamente quanto deve essere un int, c'è una convenzione ormai diffusa che è quello che nelle macchine più diffuse oggi l'int sia sempre a 32 bit, il long sia invece grande come l'ampiezza di macchina. Quindi se prendete una macchina a 32 bit vi trovate l'int a 32 bit e il long a 64 bit. Se avete una macchina 32 bit, 32, 64 bit, 32, 64. Ok? Double, float e double sono gli interi a virgola mobile,
qua i double sono a doppia precisione, quindi hanno la mantissa più lunga. Avete fatto la presentazione degli Intel l'anno scorso. Poi potete fare delle variazioni, short int per le macchine a 32 bit sono 16 bit, anche per le macchine a 32, si può scrivere anche short. Long table è la quadrupla precisione, potete mettere unsigned per dire che volete l'interi senza segno, quindi volete tutta la rappresentazione con nei positivi. Anche qui vi ho dato il conosciuto, bloccatemi se non lo sapete qual è la rappresentazione degli interi con il complemento 2 e il fatto che i processori riescano in questo modo a fare le somme di numeri binari per fare le somme dei numeri con segno, perché se guardate prendiamo un intero a 16 bit, un intero a 16 bit, voi sapete che va da meno 32.768 a più 32.767, ok? Però non è questa la rappresentazione che dovete avere in mente, è questa. Va da 0, qui viene 32.767 e qui meno 32.768, ok? Perché se provate a prendere 32.767 e sommare 1, vi ritroverete meno 32.768, è circolare la cosa. E proprio per questo sommare significa girare questa ruota da un lato, sottrarre e girarla dall'altro, oppure fare complemento, girare la ruota e sommare. Ok, Sì? Una domanda sulla diapositiva, sì. Sign and star e lì dipende dal compilatore. No, usarlo solo, allora. Usarlo solo dovrebbe essere un sign normalmente. Però non è detto. Dipende dal compilatore, deve guardare sul compilatore cosa fa. No, lo prende il sign, perché volete fare la prova? È semplicissimo, prendete un prendete un char, metteteci dentro il numero negativo e stampatelo col %d o il %x, in modo da vedere la rappresentazione. A quel punto, se lo prende unsigned, vi scrive solo 2 byte. Se lo prende signed, estende il segno in tutta la voce. Quando si deve passare da un intero di lunghezza più piccola a un intero di lunghezza più grande, la trasformazione viene fatta in due modi diversi. Se il numero è senza segno, semplicemente si mette il numero nella parte bassa e tutto il resto è zero. Se il numero ha segno, si mette il numero nella parte bassa e il bit di segno, quello che è il più significativo, viene copiato dappertutto. Quindi, se il carattere ha segno e fa fra i vari strumenti che ho a disposizione, ma non l'attivo oggi, ho anche, ve lo vedete fra i vari set di strumenti che avete nella lezione online, ho anche un terminale in cui posso programmare qui in classe e in aula, e vedete a casa le cose che sto scrivendo dentro la pagina web.
non lo uso in questo momento per brevità. Comunque quello che voglio dire è questo: cd/tmp mkdir so cd so vi x.c insert sharp include standard.io.h std, manca una t, std.io.h int main char c uguale meno 3 int k int i uguale c, e a questo punto faccio printf per cento x c, cioè manco una virgoletta, ci si incrocchia con questa tastierina piccola. Ok, vediamo cosa mi dice. Ora gcc x.c vede che io ho scritto meno 3, meno 3, se fosse mi ha esteso il segno, quindi ha considerato il char segnato. Se l'avesse considerato unsigned, adesso qua si arrabbia, se la considerasse unsigned il meno 3 lo scrive come meno 3, però lo considera come positivo, ok? E quando lo va a estendere a un intero lo estende con 3. Questa è la dimostrazione che il compilatore considera il carattere segnato, ok? È chiaro il meccanismo che ho usato, perché se lo considera segnato lo considera con l'estensione del segno. Questa è un'altra cosa che vi consiglio: non credete mai ai manuali, e poi molto spesso una prova è molto più pratica del manuale. Se dovete andare a cercare a vedere chissà come funziona questo compilatore, tre righe di codice e si va via molto più veloce. Allora qui vi fa l'esempio su macchina 32 bit, il carattere è 1 byte, l'integer è 4, short è 2, il long è uguale all'integer e così via. Esiste sizeof, attenzione, sizeof è un operatore del compilatore, quindi se vuoi scrivere, non è una funzione, scrive come se fosse una funzione, ma in realtà se andate a vedere il codice generato al posto del sizeof c'è la costante, quindi non porta via tempo in tempo di compilazione, in tempo di esecuzione, e lì potete vedere la dimensione. Non c'è bisogno di fare tutta questa cosa, vedrete che esiste un file di inclusione che si chiama sdint.h che vi dà per ogni architettura, quindi potete già avere da un include file le dimensioni degli interi nella macchina dove state lavorando. Se volete fare codice portabile dovete stare attenti. Una cosa rispetto alle variabili di prima: quanto costa avere una variabile globale inizializzata? Cioè, se voi scrivete una variabile globale int a uguale 3, quanto costa?
costa un cazzo, perché nell'esprimere sarà scritto il valore 3 da caricare, ma non costa praticamente il tempo, perché nel momento in cui viene caricato il programma in memoria, viene caricato in modo che nel posto dove sta la variabile A ci sia già scritto 3. Quindi se mettete una variabile globale con scritto int A uguale a 3, o meglio, avete un vettore di 100 elementi in cui scrivete tutti i valori, non pensiate di trovare nel codice eseguibile le funzioni, le chiamate assembler, le istruzioni assembler per assegnare i valori. Non ci sono. Quando viene caricato, viene già caricato e inizializzato. E se assegnate 0, se assegnate 0, no, viene messo in un'area separata, non l'area dati, ma quello che viene chiamata l'area BSS, dove stanno tutte le variabili non inizializzate, tutte le globali non inizializzate sono automaticamente inizializzate a 0. Nell'eseguibile non ci sono, cioè non pensiate di trovare nel file eseguibile una grande parte piena di 0, perché lì ci sono le variabili non inizializzate. Nella testata c'è scritto e poi metti il tot byte di variabili non inizializzate. Quindi quando viene caricato il programma, quell'area viene sbiancata e ci stanno tutte le variabili non inizializzate. Invece, se inizializzate una variabile globale, scusate, locale, quindi scrivete int a uguale a 3, quello è semplicemente un'abbreviazione, equivale a scrivere int a punto e virgola a uguale a 3. Quindi c'è l'istruzione assembler che d'altronde quella è sullo stack, e se non viene fatta un'operazione reale si trova lo sporco dello stack, quindi deve essere veramente messo il valore al momento dell'esecuzione. Casting non è una cosa per fare film o altro. Il casting serve per cambiare il tipo di una variabile, di una espressione. Per cambiare il tipo di un'espressione basta mettere il tipo tra parentesi. Quindi vedete in quel caso π r4 3.14 per raggio vi darà un valore float. Mettendo fra parentesi int, diciamo vogliamo che questo venga convertito a intero. Cosa succedeva in questo caso se non mettevamo fra parentesi int? Cosa succede? Lui dice errore di tipo. Qualcuno offre opzioni diverse? Avrebbe funzionato esattamente nello stesso modo. Per proprio perché il programmatore ci non voglia perdere tempo, ci sono, è automatico in fase di assegnamento la conversione al tipo della variabile a cui dobbiamo assegnare. Quindi questo è un esempio didattico, ma inutile, perché non serve a niente mettere quell'int, è già scritto, deve mettere in un int e deve fare quella conversione. Però ad esempio, se raggio fosse ecco, se scrivessi raggio per 3 diviso 4, ok, oppure ancora meglio raggio per aperta tonda 3 diviso 4, voi scoprireste che l'output di questa espressione è il valore di raggio, perché 3 è un intero, 4 è un intero, no, è 0, scusate, 3 diviso 4 fra interi fa 0, e quindi raggio aperta tonda per aperta tonda 3 diviso 4 fa 0. Allora lì è
è bene mettere radio per aperta tonda, float 3 diviso 4. Allora a quel punto float 3 diviso 4, anche se il 4 è il denominatore, è un intero, float diviso intero fa float e il risultato è float. Oppure più semplicemente di solito si scrive, c'è una costante, radio per aperta tonda 3.0 diviso 4. Diventa 3.0, il compilatore capisce che è float. Ok? Ma talvolta quel numeratore è un intero e non è una costante, quindi va trasformato. Ecco, ci sono due tipi di conversioni automatiche. Le conversioni automatiche mentre si fanno le operazioni e le conversioni automatiche in fase di assegnamento. Mentre fate le operazioni è come se ci fosse una gerarchia. Gli interi valgono in funzione della loro ampiezza, quindi più sono ampi più sono importanti, e più alti degli interi stanno i floating point, anche quelli dai più corti ai più lunghi. Quindi se fate un'operazione che coinvolge un intero e un long, il risultato è long. Un long è un long long, il risultato è long long. Se fate tra un carattere e un double, il risultato è double, sempre verso l'alto. Mentre fate conto, quando andate a fare l'assegnamento viene convertito nel tipo risultante. Se avete tipi, avete tre possibilità: tipi float, intipi float, intipi int, tipi float, intipi int, avete anche tipi int, tipi float. Ok, quattro. Se avete int e float, partiamo da più semplice, basta che mantenga il valore, quindi si mette la rappresentazione che contenga quel valore. Float in int viene trasformato in intero tramite arrotondamento, quindi se i decimali sono fino a 0, meno di 0,5 arrotonda all'intero inferiore, se no all'intero superiore. Da float a float ovviamente bisogna studiare quando bisogna restringere il tipo, quindi da double a float si riduce la rappresentazione anche qui con arrotondamento. Quindi se è binario ma avete n decimali e invece ne avevate di più prima, se va a vedere il decimale successivo c'è 0,1. E cosa succede fra int e int? Se voi ad esempio volete assegnare 257 a un carattere, quanto vale? Quanto? Qualcuno offre 0, si offre valori diversi. Potrei venire qua con qualcosa, un vecchio transistor, mettere un palio per segnato. Cosa? Altro segnato, poi segnato o non segnato, però non cambierebbe niente. Infatti cambia niente uno. Attenzione che per passare da interi a interi vengono presi i bit meno significativi, cioè se avete 32 bit e le mappate in una cosa ampia 8 bit, vengono presi gli 8 bit meno significativi del numero. E anche questo ha uno scopo molto pratico, perché ponete ad esempio che avere una cosa che succede spesso nei sistemi operativi, un buffer circolare, e molti buffer guarda caso hanno 256 elementi, e prendendo il valore, mettendolo nella trovate il numero più 1, ok? Quindi avete, siete arrivati all'elemento 255, ok?
sommate 1 fra 256, perché il CPU lavora con tutti i bit che ha a disposizione, quando andate a riassegnare al carattere vi dà 0, e quindi basta solo dire il dato è un byte e non è che fate il buffer circolare, ok? Allora, casting l'abbiamo visto. Const è stato aggiunto in con l'ANSI. I programmatori storici non lo usano tanto, preferiscono sharp define, però esiste ed è definito. La differenza è che la define viene elaborata dal preprocessore, la const dal compilatore. All'atto pratico il significato è simile. E questa è la define. Vedete, define PI 3.14.15.9 viene sostituito dovunque compare. Una funzione può restituire 0 più valore a chiamante. Come si fa a ritornare il valore con il return? Ecco, evitate più possibile, anzi evitate proprio quelli che si chiamano i side effect delle funzioni, cioè che la funzione ritorni dei valori cambiando le variabili globali, perché si rende il codice poco leggibile. È bene che una funzione abbia nella sua testata chiaramente detto su quali siano funzioni in termini matematici, su che cosa opera e che cosa fa. Prototipo è fatto così e si riconosce perché a punto e virgola. La definizione della funzione ha, dopo il prototipo, l'aperta graffa e il corpo. Se una funzione non ritorna nulla, è in termini Pascal una procedura, definite come tipo di ritorno void. Void significa non ritorna alcun valore. Gli argomenti sono sempre passati per valore. Non è come Pascal che dove avete passato per valore, passato per indirizzo. Qui avete solo passato per valore. O meglio, se volete passare una variabile per indirizzo, dovete passare per valore l'indirizzo del dato. Allora, passando per valore l'indirizzo del dato, la funzione fa una copia dell'indirizzo, ma quando usa la copia dell'indirizzo accede alla stessa locazione indirizzata dall'originale dell'indirizzo. Va bene, passati per valore. Come strutturare il codice in file che abbiano cose in comune? Nel punto H si mette le testate come fa le librerie, nel punto C si mette il corpo. Espressioni sono molto simili a Java. Vi ho già detto che l'assegnamento è un'operazione, quindi quell'esempio di giù assegna x il valore 3 e x il valore 4. Esistono due operatori, pre-incremento, post-incremento, pre-decremento, post-decremento, che hanno due effetti. Uno è quello di rendere il codice compatto, perché voi scrivete modificate il valore della variabile nella espressione dove la state utilizzando. La differenza tra i più più e più più i è che tutte e due assegnano i il valore i più 1, ma i più più vi dà il valore prima dell'incremento, più più i vi dà il valore dopo l'incremento, quindi nella espressione dove la state utilizzando. E l'altra proprietà è quella, era almeno quella, che vengono mappate direttamente le istruzioni di incremento e decremento previste dal codice macchina se il processore le prevede.
facevo. Dico al passato, perché ormai se anche scrivete I uguale a IQ1, l'ottimizzatore lo riconosce e se ha un'istruzione di incremento usa quella. Ma pensate, negli anni 70 era comodo. Avete gli operatori relazionali, uguale uguale, maggiore, minore, maggiore uguale, minore uguale, diversi, si fa col punto esclamativo. And or not sono gli operatori logici, hanno la sottosuscitazione come tutti gli operatori logici moderni, cioè la valutazione viene interrotta non appena c'è il risultato. Quindi se avete un AND e il primo operando è falso, non importa andare oltre. Se avete un OR e il primo operando è vero, non importa andare oltre. Ve lo dico perché se voi nell'espressione avete delle chiamate di funzioni, le funzioni possono non venire chiamate. Quindi se avete if x or funzione di y, siccome è un or, se x è vero la funzione non verrà mai chiamata. Se avete la funzione sono a printf, non la vedrete mai, ok? Già lì determina che è vero e quindi non va oltre. Ecco gli operatori che fanno tanto comodo nella scrittura dei sistemi operativi. Lavorare bit a bit, spaccare il bit in 4 con questi operatori. AND fa l'AND bit a bit, cioè prende i bit corrispondenti degli operandi e in colonna fa l'AND, l'operatore AND del bit corrispondente. L'AND è molto utilizzato per fare i mascheramenti. Volete sapere se il 4 bit meno significativo è acceso o spento? In un codice, dove nel codice di un sistema operativo troverete scritto if x and 0x8, perché 0x8 è 4 bit meno significativo. If x and 0x8 fa qualcosa. Ricordatevi che lì non esiste booleano in C, quindi tutto ciò che è diverso da 0 è vero. Quindi non importa dire se x è 0x8 è 0x8, o è 0 o è 0x8. Beh, 8. Quando si fa i mascheramenti si scrive in esadecimale. Spero che abbiate a memoria, è bene tenesse a memoria la configurazione in bit dei numeri da 0 a 15, in modo che a memoria possiate dire, dovete accendere e spegnere quelli, scrivete il numero esadecimale corrispondente, ok? Perché esadecimale? Perché ogni cifra esadecimale corrisponde esattamente a 4 bit e rispetto all'ottale più un fatto. 32 bit si mettono con 8 cifre esadecimali. L'OR per esempio serve, lo vedrete tutte le volte che volete accendere un bit o accendere alcuni bit. Poniamo di voler accendere sempre, stavolta diciamo il quinto bit meno significativo, lo vogliamo accendere nella variabile x. Troverete scritto una cosa del tipo, mi metto di qua così c'è, faccio la par condicio di difficoltà di lettura. Quindi abbiamo detto, vogliamo controllare se è acceso il bit if x and 0x8. Vogliamo accendere il quinto bit y or uguale 0x10. Significa prendi y
prendi 0x10 00010000, quindi il quinto bit meno significativo, y or questo, dovunque c'è 0 i valori che rimangono invariati, dove c'è 1 quel bit se era spento, se era acceso, dopo è acceso, quindi accendo quel bit e lo riassegna y. Voglio spegnere il sesto bit della variabile 0, scoprirete una scritta del tipo zf uguale tilde 0x20. Cosa significa? 0x20 è il sesto bit, tilde è l'indicazione, quindi tutti i bit che sono a 0 diventano 1 e tutti i bit che sono 1 diventano a 0. Faccio l'end, tutti rimangono invariati tranne quello che viene spento, ok? Questi sono esempi di uso di queste cose per lavorare bit a bit, accendere, controllare se quello è acceso, quell'altro è spento. E poi ci sono gli shift. Gli shift servono per spostare i valori da un lato dall'altro. Normalmente gli shift sono fatti in maniera che corrispondano alla moltiplicazione, alla divisione per 2 alla n. Cosa significa questo? Che se avete un intero non segnato è uno shift, come si dice, uno shift normale, se no è uno shift algebrico. Se fate lo shift del numero con segno, vi copia il segno portandoselo dietro. Ricordatevi che sono sempre corrispondenti a shift a destra per 2 alla n, shift a sinistra diviso 2 alla n. If lo conoscete, non mi sto a parlare dell'if, la condizione l'abbiamo messo. Switch è serve per la scelta a più strade, si fa solo con variabili intere. In realtà è nato perché mappava nel branch multistrada. Notate che è completamente non strutturata la struttura dello switch. Per la sua definizione originaria, i vari casi sono come delle label di un codice, di un codice, pensate un codice assembler. Quindi, se non mettete i break alla fine di ogni caso, si passerebbe al caso successivo, alla fase di tutta la programmazione strutturata. Sapete, la programmazione strutturata vuole il blocco, vuole l'if, vuole l'if multistrada. Non vuole mai che ci sia un if che salta un blocco e entra nel mezzo. Quindi è bene evitare di usare lo switch con rollover, in cui si rotola sul caso successivo. Se andate a vedere il sorgente del kernel, qualcuno c'è, ma è giustificato a fianco con particolari necessità di performance. Per questo lo facciamo, perché sennò avremmo dovuto fare cose strane. Default è l'otherwise per Pascal, cioè se tutti i casi non vengono trovati, qui c'è il solito problemino di sincronizzazione, ma noi siamo superiori a questo. While finché la variabile è vera, continua a ciclare. Esistono break e continue all'interno del while. Break serve per uscire dal while nel punto in cui ci si trova. Continue serve per tornare al ciclo successivo. Si salta la parte rimanente del corpo del while e si torna a fare i controlli. Anche questi è bene evitarli perché non sono strutturati. In un ciclo di una riga
può anche starci, se il tipico caso cerco una cosa, quando la trovo esco. Ma metterlo in un corpo di un well enorme può rendere difficile la vita fra 3 mesi, ok? 6 o 9, quelli che sono. Dual è abbastanza rara, cioè un caso in cui viene utilizzato è anzi dual è un dual ma con la verifica della condizione in fondo. E mentre il while fa il ciclo 0 o più volte, il do while fa sempre una volta almeno. For ha 3, for è un while abbreviato. Praticamente se prendete for viene fatta espressione 1, while condizione, corpo, e l'ultima cosa che fa all'interno del corpo è espressione 2. E poi torna su. L'errore tipico dei programmatori, specialmente quelli che vengono da Pascal, è quello di sbagliare la condizione. La condizione, essendo un while, è la condizione di continuazione del ciclo, mentre invece in Pascal è la condizione di terminazione del ciclo. Qui, se volete fare un ciclo che va da 0 a 9, gli informatici contano sempre da 0 perché è più comodo, pensate a indirizzare un vettore o altro. Comunque se fate un ciclo da 0 a 9 dovete scrivere for i uguale a 0 i minore di 10 e più più. Ok, qui ci sono da cercare il bug, però lo fate con calma. Anzi, ho deciso di mettere le cose, vabbè, qua ci sono le include standard. Assert è una cosa molto simpatica. Se voi mettete l'include assert, voi potete mettere nel codice delle chiamate assert in cui mettete delle espressioni. Quelli sono gli invarianti del programma, cioè voi scrivete se qui il programma ha lavorato bene, in questo punto la variabile deve essere positiva. In questo programma, quindi mettete dei controlli sparsi per il codice che servono per andare a vedere se ha funzionato bene il codice. La cosa bella è che basta mettere una costante e tutti gli assetti diventano commenti. Quindi mentre state facendo debug del programma, avete tutte queste cose attive, vi consumano un po' di tempo ma vi servono per scoprire dove il programma sta facendo l'errore. Mettete la costante e gli assert diventano commenti, lo tornate a compilare, è come se non l'aveste mai messo. E quindi è comodo per questo punto di vista. Ctype sono test sui caratteri, is digit, is alpha, per vedere che cos'è. Erno sono tutti i codici di errore delle system code. Le system code normalmente quando fanno un errore ritornano meno 1, e una cosa che appare come una variabile globale, ma non lo è, si chiama erno, c'è il codice dell'errore, parentesi sempre puntati in avanti, non è una variabile globale perché ormai i sistemi sono multi-thread, se fosse una variabile globale in un thread leggerebbe il codice dell'errore dell'altro thread se fosse veramente una variabile globale, però lo usate come se fosse una variabile globale, è una variabile globale all'interno del thread. Float sono i tipi, i limiti dei tipi per floating point, limit sono i limiti delle
locale serve per costante nazionale. Per esempio, chi di voi ha mai programmato il COBOL? Nessuno. Il COBOL c'era per l'Europa l'indicazione decimal point comma, perché noi siamo soliti usare la virgola come punto decimale e il punto per separare le migliaia. Se andate negli Stati Uniti, la virgola separa le migliaia e il punto fa i decimali. Quindi state attenti a non firmare un assegno per $1,000,323 se avete firmato un assegno per $1,000,000, ok? Perché la virgola separa le migliaia. Ok, e così via, la punteggiatura, la lingua e così via. Mazza sono le funzioni matematiche. Set jump è una cosa fuori di testa veramente, da prendere e cestinare immediatamente. Sono i salti lunghi. Potete dall'interno di una funzione saltare all'interno di un'altra funzione. Spaghetti colon, quello proprio con anche il bolognese sauce. Quella come avete in mente Lilia Vagabondo, i famosi spaghetti con la salsa bolognese che non è mai esistita, ma in all'estero pensa che ci sia. D'altronde avete mai provato a chiedere in russo un'insalata russa? Va bene. Signal.h sarà per la gestione dei segnali, ma ce ne sono tante. Allora, ormai non c'è più tempo per la pausa perché siamo arrivati alle 6 e d'altronde sono cose che avete già visto, hanno cose che sono andato abbastanza velocemente. Posso alleggerire la cosa facendo un inciso, perché in questi giorni se ne parla. Vi hanno raccontato che cosa sta succedendo in università, ok? Sono venuti i ricercatori a raccontarvi. Allora, vi siete documentati. Ma voi, allora, sapete come è diviso il corpo docente dell'università? Ci sono tre gradi accademici: il ricercatore, il professore associato e il professore ordinario. I ricercatori nel loro contratto non hanno... Cosa fa il ricercatore? Il ricercatore è il tutore. E allora chi ha fatto la legge ha fatto una pensata, diciamo, corretta. Dice, uno è giovane, un giovane ha tanta forza, voglia di volontà, idee nuove. Quindi è bene che un giovane lavori principalmente a fare ricerca, a farsi un'esperienza, poi può aiutare nei corsi. Tra l'altro, nei corsi, se uno è nell'università da più tempo, ha anche più esperienza di là. Il giovane magari lo mettiamo a fare dei corsi di punta avanzati nelle lauree magistrali che vi raccontano le ultime novità. Man mano invecchiando anche i neuroni fanno più fatica a fare le cose. E si accumula più esperienza, ma magari si ha meno tempo per correre dietro alle ultime novità. E quindi per i ricercatori c'è un certo massimo di attività didattica e normalmente attività didattica di supporto, ma non c'è nessun obbligo di fare attività didattica, perché loro, lo dice anche il loro nome, non si chiamano professori, si chiamano ricercatori. Così, in questa prima fase della loro carriera, pubblicano tanti articoli, fanno tante belle innovazioni, in modo da farsi un nome e poi ambire a un posto da professore. Poi, ovviamente, cosa è successo? Le università hanno bisogno, c'è stato un periodo in cui è aumentata di molto la popolazione studentesca. E questo molti si dimenticano di dirlo, andate a vedere gli atti parlamentari, c'è stato in un certo periodo, mentre ero anch'io ricercatore, che
hanno fatto una proposta di legge per, dare, per creare la terza fascia docente, cioè chiamare il professore e il ricercatore e mettere l'obbligo di didattico anche il ricercatore. Quindi la linea politica era dire facciamo tre fasce docenti. Allora le università forti di questa linea politica hanno cominciato a dire allora responsabilizziamo i ricercatori, diamo i corsi anche a loro, non sono obbligati ma possono fare i corsi. Solo che poi la linea politica è cambiata e non solo, dall'altra parte anche al Ministero dicono, quando andavamo a chiedere, abbiamo bisogno di professori, ma che problema avete? I corsi sono coperti e quindi non avete bisogno di nuovo personale, ma erano coperti dai ricercatori che non lo avevano come obbligo. Ora, c'è un problema di fondo perché possiamo girare attorno alle cose, ma bisogna vedere non che cosa sta succedendo, ma perché sta succedendo. Il problema di fondo è facile da dirsi. Andate a vedere la percentuale di risorse pubbliche che vengono versate nella scuola e nell'università italiana rispetto alle percentuali di risorse pubbliche che vengono versate nella pubblicità, scusate, nelle università e nei centri di ricerca negli altri paesi europei. Allora bisogna cercare le scuse per dire tagliamo, per dire togliamo risorse e così via. Tra cui questa cosa dei ricercatori, lì continuiamo a fare in modo che vengano utilizzati come professori, ma non diamo loro nessun riconoscimento, anzi togliamo la figura dei ricercatori e li mettiamo tutti precari, tutti a termine. Almeno adesso i ricercatori prendono molto meno dei colleghi all'estero, ma hanno una situazione, un briciolo stabile, una situazione che permette loro di andare in una banca e dire guarda, voglio prendermi un monolocale e non farsi vedere in faccia. Invece l'idea è di togliere questo, di togliere loro le certezze, di sfruttarli come docenti senza dare i loro ruoli di docenti, c'è qualcosa che non torna e loro ovviamente sarà. Non è un shock quello che stanno facendo, sia chiaro, perché se io che ho nel mio obbligo, nelle mie funzioni, cioè almeno 120 ore di didattica all'anno, dicessi non faccio il corso dei sistemi operativi, sarebbe shock perché non faccio una cosa che è nel mio dovere istituzionale. Ma se il mio collega ricercatore, uso la parola collega perché lo credo veramente, dice io non voglio fare il corso perché non mi considerano quello che sono, sta dichiarando di non fare una cosa che è un di più, che ha fatto suo buon cuore fino ad oggi, quindi non è un shock, è una protesta civilissima, ma è una protesta. Non so se voi questa volta abbiamo avuto il CCDL, c'è un corso che tace, è vostro? Sì. Che è stato spostato al secondo semestre, quindi ci andate di mezzo anche voi che avrete un secondo semestre particolarmente pesante, perché andate a sommare il corso che normalmente avreste al secondo semestre, andate a sommare questo che deve essere il primo. Ma non per cortesia, non fermatevi a portare il vostro problema personale, anzi, date una mano ai ricercatori a far capire che esiste questo problema. E non abbiatevene con il collega che, o la collega che ha deciso di fare il corso, che ha ragione a non fare quel corso. Ok, vi racconto questo che c'è una ci sono alcune persone che veramente ammiro in modo incondizionato, persone che secondo me devono essere nominate perché sono persone una spanna sopra le altre. Si chiama Roberto Di Cosmo ed è professore a Parigi, Parigi ha un sacco di università, si chiama Parigi Settima. È a parte famosissimo per i suoi studi sui linguaggi, è esponente del primo piano di software libero e l'ho portato a Bologna all'inaugurazione della conferenza del software libero l'anno scorso, che era la mia responsabilità della conferenza nazionale del software libero. Ha detto una cosa fondamentale, raccontatemi su questa. Ponete che oggi era 2006 giugno, quindi
no, 2007. Comunque, vorrei che oggi si decida di non investire più nella manutenzione del binario ferroviario. Cosa succede? Niente. Cioè, i treni continuano ad andare. E tutti, e dopo un po' hanno detto, ma cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Abbiamo speso un sacco di soldi a mantenere i binari ferroviari, eppure non serviva niente, i treni vanno lo stesso. Passa un giorno, passano due, passano mesi, e poi i treni cominciano a deragliare. Ma quando i treni cominciano a deragliare, è troppo tardi per accorgersi che quel investimento serviva. E recuperare la situazione sarà tremendo. È successo, mi ha parlato un mese prima dell'avvenimento di Viareggio, del deragliamento di Viareggio. Pensate che è la stessa cosa nella scuola e nell'università. Se voi smettete di... Pensate ai telegiornali, ma dico, nessuno li sta a sentire. Che dicono? Le università fanno schifo, non si preparano le persone. E poi noi siamo... abbiamo ranking, cioè, meno di 200 in scala mondiale, sono più di 3.000 le università americane, quindi saremo un top università americana e stanno qua. A parte questi ranking, dicono, fanno schifo, poi dicono fuggono i cervelli crescono sotto i cavoli, ma sono stati creati da queste università. Quello che succede, e mi dà molto fastidio, è che quando ho un giovane in gamba, sono io a dovergli dire scappa. Sono io a dover dire, guarda, qua io non posso offrirti niente, e certo il collega in giro per il mondo che gli può offrire delle cose importanti. Zacchieroli, che ha preso il dottorato di ricerca qua, è Damian Lindell attuale, lavora con Di Cosmo a Parigi 7. Tutte queste sono investimenti che avete fatto voi, hanno fatto i vostri genitori, pagando me, pagando molto persone molto più brave di me a insegnare meglio che possono le cose, e sono investimenti che abbiamo fatto sulle nostre risorse nazionali che altri sfrutteranno. Ma piuttosto che andare a rincorrere i soldi degli scudi fiscali o cose simili, non era bene rincorrere questi che stessero qua in Italia a dare, perché i soldi dello scudo rientrano qui, una volta rientrati non fai nulla, la fai una volta sola. La persona intelligente che ti rimane in Italia ti genera ricchezza in maniera continuativa per la sua vita. Mi fa una miopia fuori di testa, e soprattutto, come vi dicevo, basta leggere le cose e ci si accorge che quello che stanno dichiarando è platealmente falso. Fanno schifo le università e ci sono dei mega cervelli che fuggono. No, non è. Andiamo a vedere che forse i problemi non stanno lì, ma stanno nelle aziende italiane. Le aziende italiane, un'informatica in Italia che cosa va a fare? Io ho dei mestieri divertenti da fare in Italia con l'informatica in gamba, nelle aziende li conto sulle dita della mano. Ho delle aziende di punta che si divertono a fare le cose innovative, ma uno di voi che si prende una laurea di informatica in gamba va a fare un sito web, va a fare un programma di contabilità, ma piuttosto va a fare commesso al supermercato. Dai, almeno non si prende in giro per il sito che ha preso, no? Quindi il problema è che magari sono aziende che non... E l'errore più grave, che è per me la cosa più grave di questa benedetta riforma, direi l'articolo 3, è quello di pensare che la soluzione stia nel mettere i privati alla guida delle università. Praticamente saranno quello che ci dicono bisogna insegnare a fare siti web e programmi di contabilità, perché non sarà questo, non sognate di insegnare come si fa un termine di un sistema operativo, perché tanto quello è il farmaceato, no? Ma dove sta? È l'università che dovrebbe guidare l'azienda e dire, guarda, la novità sta lì, vai a fare questa cosa che sarai competitiva con il mondo, non l'azienda che tenta di sfruttare il mercato per quello che può, no? Per tentare, il DNA dell'azienda è uno solo.
a seconda della basta dire sì, ma lo dovete dire con i simboli giusti. Sì, quello è il diagramma dell'azienda. Sono interessato solo a quelli. E quindi se pensate, sono tipicamente, se non sono con una concorrenza forte, sono contro l'innovazione. Se ho una cosa che funziona, credo, che me ne frega di fare la cosa N+1. E solo se c'è da qualche parte qualcuno indipendente dice c'è qualcosa di meglio, dice all'azienda a fianco, fai la cosa di meglio, allora crea una competizione che fa in modo che quei soldi rubati, perché vivendo nelle cose vecchie, non vengano date a quelli, ma vengano date a chi innova. La competitività si fa così, non si può fare astratta dicendo ma facciamo competitività, ma siamo tutti d'accordo l'imprenditore a fare la competitività. No, lo fai con concorrenza la competitività. Non puoi fare sui brevetti la competitività, perché i brevetti danno delle esclusive. Vabbè, ma qui ci sono tante cose. Comunque, volevo fare questa parentesi anche per non parlare solo di linguaggio C, per dire che sta succedendo qualcosa di importante all'università. Guardate, leggete i documenti, non leggete, leggete anche i giornali, ma tanto andate là, abbiamo livello, possiamo andare al sito del Parlamento e guardare l'atto parlamentare, così non ce la posso raccontare storta. C'è scritto quello e se la legge la voglio approvare così, dici quello. E praticamente sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'università dice la maggioranza devono essere non universitari presi da persone con comprovata esperienza manageriale. Come se guidare un'università fosse come vendere pomodori, o non animale nel vendere pomodori, ma è una cosa diversa. Magari chi nella vita ha fatto ricerca didattica sa come fa ricerca didattica. Allora, andiamo avanti sul C. Allora, i vettori partono sempre da zero e vanno alla ampiezza meno 1. Che cos'è un vettore? Un vettore è una costante di tipo, l'avete visto il tipo fuori, è una costante di tipo puntatore al dato. Quindi se avete un vettore, in questo caso il vettore A di 8 elementi, se voi nominate A, A è una costante di tipo puntatore intero che punta all'elemento 0 del vettore. Mi raccomando, è una costante, se provate ad assegnare A, il compilatore sta avanti. Non c'è nessun controllo sugli indici, proprio perché non ci devono essere cose nascoste. Se si esce da range lecale, andate nella memoria a prendere quello che c'è in quel punto. Se avete un indice particolarmente grande uscito dalla memoria riconosciuto, avete un bel segmentation point. Potete inizializzare gli array se gli array sono globali, anzi potete inizializzare gli array globali. Nell'ultima versione anche locali, ma ovviamente se lo fate globale è fatto senza costo, se lo fate locale c'è il costo. Esempio lo lasciamo stare. Array multidimensionali sono memorizzati per righe, quindi è come avere un array che ha il prodotto di elementi e si va per righe, l'elemento successivo all'ultimo della prima riga e il primo della seconda riga. Fortran memorizza per colonne, è l'unico. Passaggio di parametri. Se passate un array come parametro, siccome è un puntatore, l'array viene passato come indirizzo, viene passato per valore di indirizzo, e quindi è come se fosse passato per indirizzo. Quindi se cambiate il valore dell'array
cambia anche nel chiamante. Esempio: puntatori sono variabili che rappresentano l'indirizzo di un dato. Esempio tipico scanf, la funzione scanf per leggere un dato da input dall'esterno ha bisogno di modificare la variabile, quindi scanf che serve per leggere da che ne so, scanf da solo da standard input, tipicamente da tastiera, deve modificare il valore della variabile e quindi va passata con l'indirizzo. Prego. Allora, mi risulterebbe strano perché la usiamo per tanto tempo, ma dipende poi quale scanezza di chi. Ok, quante di meno dirci conosco lei? No, io sto usando solo la. Ma ad esempio lo sa che la libreria C di Debian è diversa dalla libreria C di Gentoo, per esempio? Ah, no. Perché? Perché esistono delle persone molto simpatiche, uno si chiama Trapper ed è il gestore della libreria C di GNU. Peccato che abbia un caratterazzo tremendo e occorre fare un'ottimizzazione per l'architettura ARM e lui ha detto no, perché per me la maggior parte della gente usa Intel, io non mi cambio l'architettura. Ok, la gente di Debian si è un po' scocciata e al posto della GDC adesso usano la IGDC, che è totalmente compatibile. Hanno fatto un miracolo perché hanno preso al posto di una libreria C un'altra, l'hanno sostituita e il cambiamento è stato così smooth, così piano, che nessuno si è accorto che nel frattempo è stata cambiata la libreria C. Quindi la scanf di GDC ad esempio non è la stessa del GDC. Se lei usa, che ne so, Ubuntu, il cambiamento è avvenuto direi dalla dalla 9.04 alla 9.10 o dalla 8.10 alla 9.04. Ah, piuttosto, sapete che è uscita la 10.10? E sapete che è uscito il 10.10? E sapete perché è uscito il 10.10? Perché? Nel 10-10-10. Ma perché 10-10-10? In binario. In binario? 2-2-42. È 42. È la risposta a tutti i problemi dell'universo. Non lo sapevate. Ora lo sapete anche voi. E invece Lenny è diventata standard, è diventata stable il 14 febbraio per San Valentino. Anche infatti c'erano gli stelle di Lenny a cuore in giro per nel poster di quell'anno lì c'erano in giro degli stelle a cuore di Lenny. Comunque, non lo so se c'è un bug, bisogna vedere quale scanetta al bug. Io non ho mai incontrato il bug. Sull'input, tempo fa c'era metà verità, metà leggenda metropolitana sulla priorità delle schedule adatte agli interrupt da tastiera. Quindi c'era gente che per aumentare la priorità dei propri processi lasciava un thread con un input da tastiera e continuava a dare input da tastiera per far salire di priorità il processo rispetto agli altri che lavoravano sulla stessa macchina. Vabbè, ma
bug, se mi dà una specifica vado a cercare. Le scalette ne uso, non tanto perché non mi piace molto, però non ho mai avuto grandi guai. Da questo errore quando faccio il metto un while con una condizione che quando prendo il giro lo perdo. Allora, state attenti che queste funzioni sono tipicamente usate per l'input a linea. Quando voi lavorate con un sistema e fate il vostro programmino con la scanetta da printf, sono bufferizzati, tutte le operazioni sono bufferizzate, anche se usate la get char, put char. Quindi la comunicazione vera avviene solo quando c'è una linea completata, sia in output sia in input. Non c'è, non è, anche se la tastiera lei digita CIAO per scrivere ciao, è vero che la tastiera arriva un interrupt alla C o alla I, ma il programma non lo vede, non vede la C e la I. Solo nel momento in cui dà il return viene elaborato tutta la lettera. Se lei vuole fare dei programmi in cui vuole dare un significato a ogni singolo carattere, per esempio anche solo il return, sarebbe meglio mettere il terminale in modalità raw, in modalità nella quale ogni singolo carattere viene direttamente mandato al programma. Se adesso ho usato BI per esempio per come editor, quello che Richard Stallman chiama l'editor della polizia, ok? BI 666 romano. VI e ogni carattere voleva dire aggiungi, togli, metti. VI usa la modalità questa modalità per parlare. Se mi manda una specifica precisa, mi manda il programma per fare il difetto, le lo guardo volentieri. Sapete che quasi direi che abbiamo fatto una tirata troppo lunga. Io volevo andare in fretta, però vorrei da voi un'ultima considerazione. Va bene la velocità, è proprio un ripasso così serve per rinfrescare le cose, oppure tempo perso, siamo per forza, andiamo avanti. Volete mottare? Allora, siccome qualcuno può dire ma dopo pensa che io mi giro là e lui conta le risposte, ok? Allora, chi vuole continuare il passo fatto così, alzi la mano.